Catechesi 148. Una delle letture dell'ufficio delle ore di oggi riporta un capitolo della prima lettera di San Paolo ai Tessalonicesi. È un testo ricco di contenuti e lo condivido con voi. Sono insegnamenti che gli apostoli ripetevano di continuo ai convertiti perché la dottrina di Gesù è stata fondata sull'amore e sul perdono. Vi preghiamo poi, fratelli, di aver riguardo per quelli che faticano tra di voi, che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono. Trattateli con molto rispetto e carità, a motivo del loro lavoro. Vivete in pace tra voi. Vi esortiamo, fratelli. Correggete gli indisciplinati, confortate i pusillanimi, sostenete i deboli, siate pazienti con tutti. Guardatevi dal rendere male per male ad alcuno, ma cercate sempre il bene tra voi e con tutti. State sempre lieti, pregate incessantemente, in ogni cosa rendete grazie. Questa è infatti la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie. Esaminate ogni cosa, temete ciò che è buono. Astenetevi da ogni specie di male. Il Dio della pace vi santifichi fino alla perfezione, e tutto quello che è vostro, spirito, anima e corpo, si conservi irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Colui che vi chiama è fedele e farà tutto questo. 1 Tessalonicesi 5:12, 24. Già questo scritto di San Paolo è sufficiente per meditare oggi la parola di Dio, comunque voglio aggiungere alcune considerazioni sul Vangelo. L'abbiamo meditato molte volte, ma c'è sempre da scavare perché la parola di Dio è un tesoro infinito, una miniera di verità e una fonte inesauribile di spunti spirituali. Nel testo di oggi troviamo un'affermazione che passa inosservata a tutti coloro che leggono il Vangelo senza porvi una discreta attenzione. La parola di Dio invece deve essere letta attentamente, cercando di capire, per quanto è possibile, il suo significato. Questa è la frase. Egli non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. Gesù non poteva compiere nessun prodigio, ma poi impose le mani a pochi malati e li guarì. È chiaro che il testo presenta nella stessa frase due proposizioni che si contrastano, una nega e l'altra afferma l'azione di Gesù sugli ammalati. Sono due frasi semplici, come viene indicata dall'analisi logica, che presentano negazione ed affermazione di guarigioni. In questa frase troviamo una congiunzione, ma, che rimane una parte invariabile del discorso, con lo scopo di definire una correlazione logica tra le due proposizioni, senza cambiare nulla di quanto contenuto nelle due proposizioni. Qui non c'è una proposizione subordinata né reggente dell'altra. Sono due proposizioni che hanno caratteristiche coordinanti perché poste sullo stesso piano logico, pur affermando due cose diverse. Analizzo la prima proposizione e vi troviamo ovviamente un soggetto, un predicato e vari complementi. Egli non poteva compiere nessun prodigio. Il motivo non era dato dalla mancata volontà di Gesù. L'impedimento arrivava dalla poca fede dei presenti, che non rendeva possibile la gratuità dei miracoli. Occorreva la fede per meritare grandi miracoli, e questa non era presente tra i suoi compaesani. Gesù allora congelò, sospese, la sua azione misericordiosa. Gesù opera grandi miracoli dove trova fede, dove c'è sincera fiducia nella sua persona. La vera fede è la chiave per ottenere le grazie. Se nella prima proposizione c'è una passività di Gesù, nella seconda troviamo invece la sua azione. Gesù prende l'iniziativa e guarisce alcuni ammalati. Solo impose le mani a pochi malati e li guarì. Questi ammalati avevano fede in lui. Il testo non lo specifica, di sicuro Gesù vi trovò quegli elementi spirituali che rendevano possibile il suo intervento. Il testo del Vangelo afferma inoltre che Gesù si meravigliava della loro incredulità. Tutti i presenti non avevano motivi validi per accusarlo di alcunché, Gesù era sempre stato l'innocente e l'uomo più buono mai esistito sulla terra, non aveva mai dato pretesti per criticarlo, ma l'invidia e l'incapacità di accettare una verità diversa dai loro pregiudizi, impediva ad essi di vedere la verità. Poi Gesù dice che il profeta incontra molte difficoltà anche tra i suoi familiari e conoscenti. Queste difficoltà aumentano proprio nella misura in cui in questi ultimi diminuisce la fede. Profeta indica chi parla al posto di Dio, cioè chi annuncia e ripete la parola di Dio. Quindi ogni cristiano è un profeta in virtù del battesimo, perché tale sacramento ha la caratteristica di essere sacerdotale, regale e profetico. Qui ovviamente si intende sacerdozio battesimale e non ministeriale. Ogni cristiano è chiamato, proprio in virtù del battesimo, ad annunciare Gesù e il suo Vangelo storico. È un profeta e deve annunciare.
Per concludere, vi invito ogni giorno a recitare un'Ave Maria al termine della mia catechesi con impegno e non velocemente, anche se ognuno prega con la spiritualità che possiede. Vi assicuro che se questa preghiera viene recitata con amore e concentrazione è veramente molto, molto efficace. In verità, spero che ogni giorno preghiate tanto per me, perché molte volte vi ho parlato degli attacchi infernali che subisco di continuo e delle molte difficoltà esistenti. Sapete che prego sempre per tutti voi, per i vostri familiari e per tutte le vostre necessità. Vi benedico di continuo e chiedo ogni giorno a Gesù e Eucaristia davanti al tabernacolo, di guarirvi da ogni malattia e dalle negatività dei diavoli. Vi chiedo dunque questa carità, iniziando dopo aver letto questo commento con un Ave Maria recitata con fede. Un grazie di cuore a tutti. Buona preghiera a tutti. L'Immacolata Concezione. Ci ritroviamo a meditare il Vangelo dell'Annunciazione perché proprio in questo brano l'Arcangelo Gabriele, a nome di Dio, svelò la pienezza di grazia della fanciulla Maria. Purtroppo non solamente il dogma dell'Immacolata Concezione, la stessa persona della Madonna viene sempre più attaccata negli ambienti cattolici, a cominciare dai seminari e dai teologi senza più fede. Fin dagli anni 60 si è cercato in tanti modi ingannevoli di minimizzare la devozione alla Madonna, adducendo pretesti fantasiosi e sicuramente non usciti da cuori di buoni cattolici. Sia l'appartenenza a gruppi occulti, sia la perdita della fede, ma soprattutto l'intervento incisivo, anche se subdolo di Satana, che trema al solo pensare all'Immacolata, hanno fatto in modo che molti teologi e vescovi si scagliassero contro la vera devozione alla Madonna, con la scusa che tale devozione offusca la persona di Gesù. Ci sono due possibilità. O tutti costoro non conoscono la sana dottrina cattolica, oppure il loro agire è decisamente ingannevole e maligno. La lunga tradizione della Chiesa ha sempre riservato una devozione altissima alla Madre di Dio, considerandola tale anche se serva di Gesù suo figlio. E perché ha guardato l'umiltà della sua serva, Luca 1:48. A nessun cattolico onesto viene in mente di considerare la Madonna come ostacolo all'adorazione che si deve a Gesù. Il fedele conosce molto bene che proprio la Madonna conduce a Gesù, perché ella lo partorì, lo aiutò nella crescita, lo formò alla vita umana, lo amò più di tutti i santi di tutti i tempi. Com'è possibile inventare questa assurda storiella che la madre offusca la divinità del figlio? Quindi, deve esserci un motivo che non ha alcuna relazione con il cristianesimo, un motivo che nasce da cuori perversi, posseduti da Satana. Un cattolico normale ama poco o molto la Madonna, secondo la sua fede, però la ama, non la odia e non cerca di distruggere la devozione verso colei che vive nella volontà della Santissima Trinità. Fu proprio la Madonna a parlare della sua Immacolata Concezione alla piccola Bernardetta, a Lourdes il 12 aprile 1947 al lato Bruno Cornacchiola in una piccola grotta in periferia di Roma. Questo uomo odiava il Papa Pio XII ed era oppositore della devozione alla Madonna. Non distante dall'abbazia trappista di Tre Fontane, un bel sabato primaverile, si recò Bruno con i suoi tre figli per fare una gita. Mentre i bambini di Bruno giocavano, egli scriveva una relazione da esporre in una conferenza, nella quale voleva dimostrare l'assoluta inesistenza della verginità e dell'Immacolata Concezione di Maria, quindi anche, secondo lui, l'assoluta infondatezza dell'Assunzione in cielo. Improvvisamente il più piccolo dei figli, Gianfranco, per cercare la palla scomparve. Bruno, appresa la notizia dagli altri figli, si pose alla ricerca del bambino. Dopo un certo tempo trascorso in infruttuose ricerche, i tre trovarono il più piccolo che, inginocchiato dinanzi a una grotta, se ne restava estasiato ed esclamava con un filo di voce: «Bella signora!». Poi Gianfranco chiamò gli altri due fratelli, che appena gli si accostarono caddero anch'essi in ginocchio, pronunciando a fil di voce: «Bella signora!». Frattanto Bruno continuava a chiamare i figli che non reagivano in alcun modo perché erano in uno stato di trance, fissati su qualcosa che egli non riusciva a vedere. Alla vista dei figli in quelle condizioni, l'uomo, indispettito e stupito, varcò la soglia della grotta e penetrò fino all'interno alla ricerca di qualcosa che non poteva vedere. Nell'uscirsene e passando dinanzi ai suoi ragazzi in trance esclamò spontaneo: «Dio salvaci!». Appena pronunciate quelle parole vide immediatamente due mani levarsi dall'oscurità che, emanando raggi pieni di luce, si dirigevano su di lui, fino a toccargli il viso. Contemporaneamente l'uomo ebbe la sensazione che quella mano gli strappasse qualcosa davanti agli occhi. Poi avvertì un dolore e chiuse gli occhi.
Quando li riaprì, vide una luce radiosa illuminarsi sempre più e in essa vide la figura della bella signora, in tutta la sua folgorante bellezza celeste. Una simile bellezza così ancestrale lasciò pieno di stupore e profondo rispetto l'incallito nemico del cattolicesimo e soprattutto del culto mariano. Bruno, di fronte a questa apparizione celeste, si sentì immerso in una soave letizia come mai prima d'ora la sua anima aveva avuto modo di conoscere. Nell'apparizione stupenda la Madre di Dio portava una tunica di color bianco raggiante, tenuta intorno ai fianchi da una cintura rosa e un velo verde sul capo che scendeva fino al suolo, lasciando sciolti i capelli neri. La mamma del Redentore poggiava i suoi piedi nudi su una roccia di tufo. Nella mano destra teneva un libro grigio piccolo che stringeva al petto con la mano sinistra. Mentre l'uomo era così assorto in quella contemplazione, udì levarsi una voce nell'aria. «Io sono una vergine della rivelazione. Tu mi perseguiti. Adesso basta. Entra nel santo vile. Il Dio promesso è, e resta immutabile. I 9 venerdì del Santo Cuore, che tu hai celebrato, spinto dall'amore della tua moglie fedele prima che tu prendessi definitivamente la via dell'errore, ti hanno salvato. Il mio corpo non poteva marcire e non marcì. Con questa terra di peccato opererò potenti miracoli per la conversione degli increduli. Le Ave Maria che voi dite con fede e con amore sono tante frecce d'oro che raggiungono il cuore di Gesù». Infine la meravigliosa signora si girò e si allontanò tra le rocce in direzione di San Pietro. L'uomo poté solo scorgere il suo mantello. Maria Santissima aveva mostrato al cornacchiola che il libro nella sua mano era una Bibbia. Gli volle mostrare che era qui realmente come veniva rappresentata nella Bibbia: Vergine, Immacolata e Assunta in Cielo. Ripresosi dall'avvenimento mistico, il padre con i suoi 3 figli presero in silenzio la via del ritorno. Prima di rientrare a casa fecero una sosta nella chiesa di 3 Fontane dove Bruno imparò da Isola, sua figlia, l'Ave Maria che non ricordava più. Quando iniziò a recitare la preghiera si sentì muovere da una commozione e da un pentimento profondo. Pianse e pregò per molto tempo. All'uscita dalla chiesa, comprò per i suoi figli cioccolate e disse loro calorosamente di non raccontare a nessuno quella storia. I ragazzi però, giunti a casa, non poterono trattenersi dal narrare alla madre la vicenda. La moglie di Bruno aveva subito riconosciuto il cambiamento del marito e aveva sentito il meraviglioso odore che emanava dal marito e dai bambini. Lei perdonò interiormente Bruno per tutto quello che l'aveva fatto subire negli anni precedenti. Prima di allontanarsi la Madonna istruì a lungo Bruno, lasciò un messaggio per il Papa e infine pronunciò ancora queste parole. «Io desidero lasciarti una prova che questa apparizione viene direttamente da Dio, così tu non puoi avere nessun dubbio ed escludere che essa provenga dal nemico dell'inferno. Questo è il segno. Appena incontri per la strada o in chiesa un prete, rivolgigli queste parole. Padre, io devo parlare con lei. Se quello risponde: Ave Maria, figlio mio, cosa vuoi? Allora pregalo di ascoltarti perché tu sei stato scelto da me. A lui puoi manifestare cosa c'è nel tuo cuore affinché egli possa raccomandarti e introdurti a un altro prete. Quello sarà il prete giusto per il tuo caso. Poi sarai ammesso dal Santo Padre, il Sommo Pontefice dei Cristiani, e gli trasmetterai il mio messaggio. Una persona che io ti mostrerò ti introdurrà da lui. Molti, ai quali tu narrerai questa storia, non ti crederanno, ma non lasciarti influenzare. Dopo alcune delusioni subite dal cornacchiola, tra i sacerdoti interrogati nessuno aveva risposto come la Madonna gli aveva indicato, la moglie gli consigliò di rivolgersi alla vicina parrocchia. Allora il marito così fece, però non ne parlò subito al parroco, che lo conosceva come nemico della chiesa, ma un altro prete che gli diede la comunione. Quando quest'ultimo udì la richiesta dell'uomo, gli rispose con la frase tanto attesa da Bruno e lo inviò dal parroco come la persona più adatta ad ascoltarlo. Conseguentemente a quest'incontro la coppia cornacchiola si comunicò, prese parte alle lezioni di catechismo nella parrocchia e fu di nuovo accolta nella chiesa. Dopo poco tempo, il 6 maggio 1943 Bruno era inginocchiato nella grotta, questa volta da solo, e ringraziava la Madonna per averlo ispirato alla conversione. Allora di nuovo come la prima volta, una luce raggiante si diffuse dappertutto in quel luogo e gli apparve Maria che, sorridente, rimase silenziosa. Voleva esprimere la sua gioia per il fatto che egli aveva ritrovato il suo cammino interiore. Il 23 e 30 maggio Bruno ebbe ancora altre apparizioni nella grotta.
Un giorno, quando le apparizioni erano cessate già da un certo tempo, Bruno scrisse un testo sulle sue esperienze e lo affisse all'ingresso della grotta. Il testo riportava il seguente scritto: «Cari fratelli e sorelle, qui in questa grotta, in tale nido di peccato, giunsi come peccatore tra i peccatori per prepararmi a lottare il dogma mariano al fine di lasciare fruttificare il mio egoismo e la mia ignoranza. Questo dogma, che volevo lottare ostinatamente per soddisfare il mio ego, è quello che la Madre Chiesa indica con il nome dell'Immacolata Concezione. Maria Santissima stessa mi spinse dalla mia alta presunzione nella polvere. Poi ebbe pietà di me e mi parlò come una madre. Tu mi perseguiti. Adesso è abbastanza. A quelle parole sentii irrompere in me le parole di Gesù. Io sono la via, la verità e la vita. Mi sentii improvvisamente cambiato e ispirato da tutta la bontà della Vergine Maria, lasciai la via della menzogna e della perdizione e mi allontanai dalla via delle false ideologie, prima di tutto il protestantesimo. Riebbi così la vita, poiché, sebbene io vivessi fisicamente, ero morto. E solo adesso che sono morto al mondo posso vivere la vera vita nella verità del Vangelo guidato dalla Madre Chiesa. Come la Vergine Maria ha cambiato con la sua santa presenza questa grotta di perdizione e di peccato in luogo di pace, di preghiera e di espiazione, così anche noi dobbiamo cambiare il nostro interno spirituale, trasformandolo da una casa indegna in casa degna per ospitare lo Spirito Santo, avvicinandoci a Maria per arrivare a Dio. La conversione di Bruno Cornacchiola fu difficile come quella di altri veggenti e peccatori. Una via che porta alla conversione e alla testimonianza della verità. In questo caso il cammino di Bruno non venne ostacolato dalla Chiesa, anzi favorito. Presto fu invitato a tenere conferenze in tutta Italia, perfino nelle roccaforti dei suoi ex compagni. Il veggente dovette sormontare non poche difficoltà e innanzitutto lo scetticismo, sia da parte dei laici che dei vertici ecclesiastici. Un aiuto concreto giunse certamente dal suo incontro con il Papa Pio XII, il 9 dicembre 1949, in chiusura della celebrazione della cosiddetta Crociata della Bontà in Piazza San Pietro. In quell'occasione Bruno confessò al Santo Padre che, 10 anni prima, al ritorno dalla guerra civile spagnola, era stata sua intenzione ucciderlo. È stata un'apparizione straordinaria e ancora oggi molti pellegrini si recano a pregare davanti questa grotta a Roma, ma c'è sempre stata e continua ad esserci una devozione tiepida, che passa quasi inosservata. Anche in questo caso si è cercato con sospetta manovra di minimizzare la presenza della Madonna e le sue parole. Perché minimizzare la donna descritta nella Genesi e nell'Apocalisse che ha ricevuto la pienezza di grazia nell'istante della sua Immacolata Concezione? Verrà il tempo dell'opposizione pubblica e si cercherà di eliminare la devozione alla Madre di Dio. Già i padri della Chiesa d'Oriente, nell'esaltare la Madre di Dio, avevano avuto espressioni che la ponevano di sopra del peccato originale. L'avevano chiamata intemerata, incolpata, bellezza dell'innocenza, più pura degli angeli, giglio purissimo, germe non avvelenato, nube più splendida del sole, immacolata. Ogni giorno dopo il Santo Rosario delle ore 10:30. 11:30, 18, o delle 20:30 tutti siamo invitati a consacrarci al cuore immacolato di Maria, con la preghiera di seguito, ringraziandola per l'amore che porta ad ognuno di noi e la protezione che impedisce ai diavoli e ai nostri nemici di danneggiarci. Dobbiamo essere molto riconoscenti verso nostra madre, sforziamoci di imitarla e di farla amare anche dagli altri. Consacrazione all'Immacolata Concezione. O Vergine Immacolata, Madre mia, Maria, io rinnovo oggi e per sempre la mia consacrazione perché tu disponga di me per il bene delle anime. Ti consacro me stesso con tutto ciò che sono e che possiedo, la mia famiglia con tutti i miei cari, al tuo cuore immacolato. Prendici sotto la tua materna protezione, aiutaci a vincere le tentazioni che ci sollecitano male e a conservare l'armonia tra tutti noi. Il tuo cuore immacolato sia il nostro rifugio e il cammino che ci conduce a Dio. Insegnaci a pregare e a sacrificarci, per amore di Gesù, per la conversione dei peccatori e in riparazione dei peccati commessi contro il tuo cuore immacolato. Ti offro la mia mente, il mio cuore, la mia volontà, il mio corpo, la mia anima, tutto me stesso. Ti offro, o cuore immacolato di Maria, le preghiere, le azioni, i sacrifici di questo giorno. Per tua intercessione, e in unione con il cuore del tuo divin figlio, ottienimi la grazia di mantenere la mia famiglia sempre unita nell'amore. Amen. Vangelo, Marco 9:30-37. Il figlio dell'uomo viene consegnato. Se uno vuole essere il primo, sia il servitore di tutti.
La Sacra Scrittura ci presenta le fasi drammatiche che vedranno la Chiesa rivivere la vicenda terrena di Gesù e la sua sposa, e non può non condividere con lui gioie e dolori così come avvenne tra Gesù e sua madre, la creatura perfetta che ha vissuto la dolorosa esperienza del figlio e lo straziante e inimmaginabile dolore di vederlo morire in croce. Il Vangelo presenta la profezia di Gesù sui suoi patimenti a causa dei suoi nemici. Spiega che il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma, una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà. La Chiesa sta già vivendo l'agonia del Getsemani, insieme alle flagellazioni che arrivano da ogni parte del mondo anticlericale e satanico e alla coronazione di spine data da molti suoi figli, i consacrati che vivono al suo interno. È l'ambizione che distrugge la sana spiritualità e fa deviare verso il male anche coloro che erano fedeli servitori di Dio. La Chiesa sta vivendo un'agonia mai avvenuta in passato. C'è da precisare però che non tutti i cattolici sono dello stesso parere e molti non vogliono vedere la frantumazione della sana dottrina e l'innesto di nuove teorie opposte al Vangelo storico, diffuse largamente in molte parrocchie. È il trionfo dei sensi e l'abbattimento delle virtù, questa è la gioia che provano i cattolici privi di conoscenza teologica e impreparati nelle cose di Dio. Senza la conoscenza del catechismo, almeno dei fondamentali della Santa Chiesa, non si agisce per fede né si segue la ragione, si agisce d'impulso e si passa dal Vangelo storico alle dottrine protestanti serpeggianti nella Chiesa. È indispensabile la conoscenza delle nozioni basilari della nostra fede per saper distinguere il bene dal male e rimanere fedeli a Gesù. La Chiesa si trova sotto questa grande tempesta di attacchi dei suoi nemici perché insegna la verità, altrimenti non avrebbe tanti nemici che la odiano per le loro ideologie sataniche e blasfeme. Da 2000 anni la Chiesa ha subito attacchi da tutti i fronti, nell'ultimo secolo i diavoli hanno convenuto di distruggerla dall'interno con cardinali e sacerdoti massoni. Tutte le notizie di scandali che vengono diffuse dai mass media, infangano di continuo la santità della Chiesa, che comunque rimane sempre santa e madre anche di coloro che adorano il peccato e non più Gesù Cristo. La Chiesa viene tradita con superficialità dai suoi uomini, superficialità che si trasforma in adesione consapevole e malvagia alle opere di Satana. Tutti noi credenti subiamo in questo modo conseguenze pericolose. L'ascolto di consigli che dispensano i modernisti e la spiegazione contraria della parola di Dio ci danneggiano potentemente e solo la Madonna ci aiuterà a comprendere la verità e ad allontanarci dai luoghi che non seguono più il Vangelo storico insegnato da Gesù Cristo. La Chiesa è fatta di uomini e ancora molti si mantengono forti e coerenti alla sana dottrina. Sono questi i sacerdoti che si devono cercare mettendo da parte la simpatia verso altri che non ci aiutano, perché qui c'è in gioco la salvezza delle nostre anime. Non dobbiamo condannare quel sacerdote modernista o molto mondano. Si deve pregare per lui ogni giorno per aiutatelo spiritualmente, ma nello stesso tempo bisogna stare attenti ai suoi insegnamenti per non deviare dalla sana dottrina. L'anima bisogna salvarla. Quando Gesù annuncia la sua crocifissione, parla anche della sua risurrezione. Così sarà per la Chiesa. Sembrerà distrutta, faranno di tutto per disintegrarla e livellarla alla false religioni, ma i veri devoti della Madonna continueranno a recitare il Santo Rosario e arriverà il trionfo del cuore immacolato di Maria. Non c'è alcun dubbio sulle profezie della Beata Vergine, noi però dobbiamo riflettere di più sul momento che sta vivendo la Chiesa e la necessità della nostra collaborazione spirituale e apostolica per sostenerla in questo drammatico scontro finale tra il bene e il male. Il male verrà sconfitto e verrà legato per altri 1000 anni. Il bene vincerà e trionferà il cuore immacolato di Maria. 1917-2017 Fatima 100 anni. Gesù spiega che nella sua Chiesa bisogna servire. Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Il primo modo di servire la Chiesa è l'obbedienza alla sua dottrina, insegnando ai cattolici le verità rivelate da Gesù, senza apportare la minima manipolazione. Chi non attua questa obbedienza e insegna nuove dottrine confuse e pericolose, non agisce animato dallo Spirito Santo. Sono molti quelli che non ascoltano più lo Spirito Santo e tradiscono il Signore. Gesù ha chiesto il 19 febbraio 2017 a Lourdes Maria la recita della coroncina della Divina Misericordia, per coprire le 24 ore del giorno. Occorrono pochi minuti per la sua recita e una discreta dose di fede per comprendere sia la richiesta urgente del Signore, sia la potenza di questa preghiera. Pregate figli, iniziate una catena della coroncina della misericordia, tutti assieme, in modo da coprire le 24 ore di ogni giorno.
Recitiamo tutti, in qualsiasi momento del giorno o della notte, questa potentissima coroncina per implorare misericordia sulla Chiesa e sul mondo. Buona preghiera a tutti. Vangelo, Matteo 16 e 13, 19. Tu sei Pietro, e a te darò le chiavi del regno dei cieli. Il Vangelo ci pone una domanda a cui non possiamo sfuggire ed è tempo di riflettere sulla causa che sta scombussolando la nostra amata Chiesa. Lo faccio senza preoccuparmi dei giudizi dei tiepidi, anche se la speranza è che tra voi frequentatori dell'associazione non ci siano tiepidi. Oggi nella Chiesa si sono formati due opposti schieramenti: sono i conservatori che difendono la sana dottrina della Chiesa e i modernisti, diventati sfrenati nel voler modificare la morale ed eventualmente eliminare il soprannaturale dalla liturgia della Messa. È una divisione nella Chiesa che non arreca benefici a nessuno, ma va spiegato che noi che rimaniamo fedeli alla sana dottrina non abbiamo alcuna intenzione di creare divisioni o dispute. Sono gli altri ad allontanarsi dal Vangelo storico insegnato da Gesù Cristo. Ed è ipocriti girarci attorno o fare finta di nulla, nella Chiesa si sta realizzando la profezia di San Paolo. Ora vi preghiamo, fratelli, riguardo alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo e alla nostra riunione con Lui, di non lasciarvi così facilmente confondere e turbare, né da pretese ispirazioni, né da parole, né da qualche lettera fatta passare come nostra, quasi che il giorno del Signore sia imminente. Nessuno vi inganni in alcun modo. Prima infatti dovrà avvenire l'apostasia e dovrà essere rivelato l'uomo iniquo, il figlio della perdizione, colui che si contrappone e si innalza sopra ogni essere che viene detto Dio e oggetto di culto, fino a sedere nel tempio di Dio, additando se stesso come Dio, 2 Tessalonicesi 2, 1, 4. Ormai siamo arrivati al tempo della manifestazione di chi si oppone a Cristo e che è l'unico uomo della storia in cui Satana si è realmente incarnato. Un uomo che si manifesterà quando nel mondo si verificheranno gravi fatti dolorosi che causeranno sofferenze un po' ovunque. I potenti nemici di Gesù Cristo indicheranno in questo uomo il vero Salvatore. Sarà il presidente di tutte le religioni. Ciò che amareggia e lascia afflitti è la manifestazione dell'uomo agevolata da personaggi della scena politica e religiosa internazionale. Con un accordo imprevedibile essi chiederanno la fine delle religioni per creare una sola Chiesa mondiale. La nuova Chiesa sarà composta da tutte le sette e le religioni del mondo, anche quelle nate subdolamente nel cuore di Satana. Si realizzerà il piano massonico dell'eliminazione dell'adorazione pubblica del vero Dio, almeno questo è quello che vogliono. Non pensano che la preghiera dei buoni cattolici sarà molto più forte e potrà distruggere questi loro piani. Adesso è il momento in cui ognuno di noi deve chiedersi se è pronto nello spirito ad affrontare una situazione di attacco al cristianesimo e come pregherà nel segreto, a casa o in altri luoghi protetti. Scrivo per scuotere le coscienze di quanti ancora vivono nella tiepidezza e rifiutano le profezie bibliche che si stanno realizzando. Come reagiranno quando avranno bisogno di Gesù e della Madonna e non sapranno come pregare? Molti cristiani sono a conoscenza di questi avvenimenti prossimi. Altri si rifiutano di leggerli o di crederci, per rimuovere dalla mente queste verità che causano agitazione, ma che permettono di prepararsi con una spiritualità intensa e matura. Non bisogna lasciarsi prendere dall'abbattimento o dalla paura, perché non reagiscono così i veri seguaci di Gesù. Quando si realizzerà quanto afferma il Vangelo storico, occorrerà essere forti, coraggiosi e pienamente fiduciosi e nell'onnipotenza divina. Adesso Gesù dice a tutti di concentrarci sugli avvenimenti futuri per non avere sorprese e non seguire le strade di Satana. Chi conosce il vero terzo segreto di Fatima trova il perché della grande apostasia dentro la Chiesa. Un vescovo che viene consacrato con la volontà dell'affiliazione massonica, davanti a Dio non è un vescovo, il rito è invalido per la presenza di più eresie in lui e dell'obbedienza che presta al gran maestro della loggia e non a Gesù Cristo. Una spiegazione della intensa confusione nella Chiesa arriva dalla perdita della fede e dal distacco del cuore dalle cose di Dio. Questa si chiama, appunto, apostasia. La perdita della fede. Questo spiega il nuovo linguaggio utilizzato in moltissime omelie e che non riscalda i cuori dei presenti, non insegna la vera spiritualità e i credenti rimangono sempre più lontani dal Vangelo storico. La domanda è ovvia. Perché non si parla più di Gesù e non lo si mette convenientemente al centro di ogni azione pastorale nelle omelie? Perché non si ripete che in questo tragico momento è urgente recitare il Santo Rosario per chiedere l'intercessione della Madre di Dio? Perché non si istituiscono ovunque adorazioni eucaristiche perpetue per chiedere misericordia a Dio e ravvivare la fede personale?
perché si sta favorendo la mentalità protestante e non si parla più della confessione sacramentale che vale più di un esorcismo. Perché si tace sui diavoli e si nega l'inferno, proibendo in moltissime diocesi e nazioni di fare esorcismi sulle persone possedute. Pregate tanto per me perché gli attacchi dei diavoli si sono moltiplicati, pregate tanto anche per i sacerdoti che restano fedeli al Vangelo storico di Gesù Cristo. Perché verranno attaccati, perseguitati e cercheranno di scomunicarli. Vi invito a leggere il messaggio dato da Gesù a Luz de Maria il 19 febbraio 2017. Si comprenderà molto di più. Buona preghiera a tutti.